giornata storica per l'Abruzzo, per la sanità abruzzese e per tutti i nostri concittadini. Oggi finalmente viene inaugurata in tempi record una struttura, un'eccellenza, una perla della sanità in Abruzzo e in tutta Italia. Un modello Abruzzo che si è andato diffondendo perché in pochissimo tempo è nato dal nulla un ospedale che sta all'interno della cittadella ospedaliera e che vivrà anche in futuro, al di là del Covid. Quindi voglio fare un plauso alla ditta esecutrice, a tutti i tecnici, ai medici, a tutti coloro, alle istituzioni che hanno creduto in questo modello, a tutti coloro che hanno lavorato in questo cantiere H24 per 2 mesi e mezzo. Molti erano scettici, molti pensavano che tutto questo fosse solo una cattedrale nel deserto, invece c'è una bellissima e straordinaria realtà. Io in questo giorno di festa però voglio ricordare le vittime, i parenti e anche tutti coloro che non hanno perso la vita ma hanno vissuto momenti di ansia, e a loro va il ricordo in questa giornata importante, memorabile, ma che non deve essere anche la giornata del ricordo.